Diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, Roberto Loforte. Buonasera, ciao. Ciao Roberto. Buonasera, buonasera, ciao. 29 minuti, anzi, praticamente c'è mezz'ora di partita. Siamo sullo 0-0 e quello forse che ci si aspettava, ovvero non veder più una Juventus che va in gol anche in maniera repentina per poi magari subirne, ma che sa gestire il classico da Juventus, e poi magari appunto ci fa vedere qualcosa più avanti. Sì, diciamo una Juventus più equilibrata, più compatta, quindi che fa, ovviamente non allungandosi magari segna qualcosa, qualche gol in meno, però sicuramente rischia anche di prendere qualche gol in meno, ecco. E io, Alberto, volevo chiederti a tal proposito come ti sembra la fase difensiva, perché comunque di fatto c'è stata una spizzata di testa intorno al tredicesimo, un palo appunto per l'Udinese, si è rischiato l'autogol. Adesso non è che andiamo a colpevolizzare la fase difensiva e basta, però ti sembra questa coppia, questo sodalizio tattico, se così lo vogliamo definire, tra De Ligt e Rugani, un sodalizio affidabile? Tra l'altro i due avevano già giocato a Torino in Coppa Italia contro l'Udinese. Ma io ho l'impressione che Rugani sia poco affidabile messo insieme a chiunque in questo periodo, perché quindi non secondo giocando, te non ci sta a fare il quinto. Quindi non ti ha convinto il discorso di Sarri, che è colpa mia se Rugani non ha trovato questa forma, comunque non ha trovato questa serenità anche mentale nel giocare, e serenità che poi dovrebbe anche dare, tra l'altro, ai tifosi e ai compagni. No, ma anche perché si è fatto anche malissimo, perché tra l'altro sta grondando sangue. No, beh, a parte tutto, non può essere colpa dell'allenatore, perché se, cioè, giustamente Sarri qua ha fatto una cosa da allenatore, cioè si è preso le responsabilità anche quando non ci sono per coprire e dar fiducia al giocatore. Però oggettivamente a me Rugani non mi ha mai entusiasmato neanche quando c'era Allegri, quindi non è che Poi è un buonissimo centrale, però io credo che non giocando praticamente mai abbia perso anche le misure degli avversari, abbia perso sicurezza, quindi non mi lascia mai tranquillo. Detto poi, su questa partita specifica, io credo che l'occasione dell'Udinese è nata da una palla persa nostra a centrocampo, e quando perdi palla lì l'occasione rinasce a Persaria, perché comunque parti sbilanciato. Senti Roberto, sappiamo che bisogna sempre proiettarsi al futuro, no? Nel senso che la Juventus è una società visionaria in questo, e in virtù di ciò ti chiedo, a livello di centrocampo, sicuramente un reparto in cui dovranno essere fatte delle valutazioni, dal tuo punto di vista Aaron Ramsey è un giocatore, cioè tu gliela daresti un'altra chance per potersi imporre in una Juventus in cui di fatto non è mai potuto essere protagonista per infortuni, pandemia, vicissitudini varie? Ma io credo che questo e il prossimo mercato saranno un po' influenzati anche dalle varie situazioni. Io sono dell'idea che magari la Juve un'altra possibilità a Ramsey gliela darebbe, anche però perché sono ci anche ha creduto convinto tanto in lui, comunque la preso Juve a parametro zero, ha fatto un investimento, però proprio per la situazione che c'è stata, credo che se arrivasse un'offerta importante, credo la Juve ne approfitterebbe per fare plusvalenza più con lui che con Rabiot, visto che Ramsey Rabiot più giovane, quindi la Juve per me gli darebbe comunque una seconda possibilità. E poi credo che Rabiot sia uno dei giocatori che più han convinto in dal questo Milan in avanti, in questo un post, nettamente diverso. Sì, in questo post blocco del campionato. Merito anche qua, secondo me, comunque, come ho sempre detto, proprio di Maurizio Sarri, che ha capito proprio come aiutare il ragazzo psicologicamente oltre che fisicamente, ovvero dandogli continuità, nel senso che forse se non avesse continuato a insistere su di lui anche quando riceveva mazzate di critiche, perché comunque continuiamo tutti a chiederci ma perché continua a mettere in campo lui quando ne fa una più del diavolo, ecco, la spiegazione è arrivata magari un po' tardi, però comunque a suon di prestazioni appunto è arrivata. Sì assolutamente, anzi sono dell'idea che Rabiot abbia sempre fatto vedere di avere una grande qualità. Per me ha pagato un po' i 6 mesi di inattività al Paris Saint-Germain. Ha pagato tanto anche forse il fatto di non essere tornato in tempo anche adesso, appunto, dopo la quarantena. Quel non voler sembrava quel non voler tornare a stare Torino, nel limbo. Stare a Monte Carlo, sembrava un attimino appunto un farda superiore che Non sta mai bene. Ma poi aggiungiamo una cosa su Rabiot, Roberto, cioè dobbiamo anche dire che insomma lui
quando arriva a ridosso dell'area di rigore è sempre pericoloso e soprattutto non è facile ambientarsi in un contesto tattico molto meticoloso nell'immediato con Maurizio Sarri, che è uno che sta molto attento al particolare e minuti non ne regala. No, no, assolutamente, infatti merito di Sarri sicuramente, merito anche suo, perché si è messo in gioco e ha accettato le varie critiche, perché questo non è da tutti, a volte ci sono giocatori che arrivano e fanno gli snob con i nuovi allenatori, sì. Soprattutto invece lui comunque è sempre stato, almeno magari fuori non lo è, ma in campo si vede che è stato umile con l'allenatore e l'ha ascoltato. Poi certo. Senti Roberto, ti chiedo ancora una cosa, poi ti salutiamo. Paratici prima nel pre-partita si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, diciamo così, dicendo appunto che, se visto che in tanti criticano sempre le scelte Sarri, perché l'avete scelto eccetera eccetera, ecco, lui ha detto che in poche parole alla fine del campionato comunque tutti parlano di aver raggiunto il proprio obiettivo, ma questo obiettivo sembra mai non essere lo scudetto, e che quindi se non lo vogliono la Juventus se lo prende volentieri. Ecco, ha voluto un po' così anche rispondere non soltanto ai tifosi ma anche ai tanti giornalisti che hanno parlato forse anche troppo a volte della scelta fatta sull'allenatore. Ma anche a qualche allenatore che dice che parla sempre a vanvera dicendo spesso cose inesatte, no? E qua credo che sia una bordata pesante, ma che ci stava, perché è stata data con stile e con eleganza. Però in poche parole ha fatto capire quello che diciamo ogni anno, che d'estate sono tutti campioni, poi si gioca a pallone e magicamente spariscono gli obiettivi stagionali. Io mi ricordo quest'anno quando l'Inter ha fatto mercato, che si parlava di scudetto, con Conte si vinceva tutto. Io questo secondo me lo ricordo. Mi ricordo che qualcuno diceva anche che avrebbero fatto il triplete. Quindi insomma, ecco, ricordiamocelo e tatuiamocelo la prossima volta. Esatto, è troppo facile avere poca memoria. È meglio che qualcuno ogni tanto la rinfreschi. Grazie Roberto Loforte, buonasera, grazie, buona partita. Grazie, complimenti per il traguardo dei 1000 iscritti. Grazie Roberto Loforte. Andiamo subito, abbiamo Camillo.